Ciao a tutti e bentornati. Oggi vedremo che fine ha fatto la cassettina con tutte le orchidee da fresco che quest'estate ho lasciato in giardino. Le temperature minime qui nella mia località, io abito in Friuli, si sono attestate intorno ai 7-8 gradi la notte. Masdevallia, restrepie, dracule e altre piante da fresco potrebbero stare ancora fuori diversi giorni perché a queste temperature si trovano molto bene. Tuttavia, da diverso tempo qui da me piove ininterrottamente e le previsioni meteo non danno avviso di nessun miglioramento. Quindi, prima che gli spuntino le branchie, ho deciso di ritirarle in casa. Sono contenta di condividere con voi e queste piante come si presentano dopo tutta l'estate passata in giardino dentro la cassettina che abbiamo preparato insieme nel video. Vedo con piacere che il tessuto non tessuto si è riempito di alghe e di muschi e sono proprio contenta perché vuol dire che è rimasto sempre umido. Infatti è lui che, assorbendo l'umidità, la trasmette alle palline d'argilla e crea quel piccolo microclima fresco e umido che io desideravo proprio per questa tipologia di piante. Le piante in generale si presentano belle e sane, non ho trovato nessun tipo di insetto o di piccola chiocciola su di loro. E malgrado non sempre io sia riuscita a bagnarle tutti i giorni come promesso, il loro aspetto appare comunque sano e rinvigorito da questa vacanza estiva in giardino. Come sempre, quando ritiriamo le piante in casa dopo essere state in giardino, le piante vanno accuratamente osservate e ripulite dalle foglie secche, da eventuali detriti che si sono depositati sui vasi. Tutto quello che già abbiamo visto con la pulizia dei cimbidium. Alcune piante, proprio da freddo, hanno forse patito un pochettino, è il caso di questa Dracula Benedicti ed è il caso della Masdevallia Ignea. Infatti mostrano la loro sofferenza con le punte delle foglie secche e possono avere anche alcuni leggeri ingiallimenti. C'è da dire comunque che tutte le piante da fresco, se patiscono durante l'estate, è vero anche che si riprendono molto bene nel tardo autunno e durante l'inverno. Infatti le temperature più fresche e comunque posizionate con una buona luminosità è il loro clima ideale e quindi hanno tutto questo periodo davanti per potersi riprendere. Coltivando piante che provengono da ambienti diversi in un'unica area di coltivazione, è normale che alcune saranno più propense a svilupparsi in determinati periodi dell'anno e altre faranno più fatica. Ogni appassionato di orchidee lo sa e modulerà le proprie cure di coltivazione in base all'ambiente in cui si trova e alle circostanze che lo circondano. Coltivare piante che provengono da ambienti così diversi e che necessitano di esigenze così lontane l'una dall'altra non è semplice quando si ha un unico ambiente a disposizione, come nel mio caso della veranda. Però tutto si può fare e a tutto si può dare la giusta dimensione se si adottano delle giuste considerazioni e piccoli adattamenti. Questo affinché tutte le piante della collezione possano sopravvivere, andare avanti e anche regalarci delle bellissime fioriture. La maggior parte di queste piante è coltivata in piccoli vasetti, riempiti con del substrato che è un mix di sfagno, agriperlite e piccola corteccia, bark di piccola pezzatura. Per quanto ormai sappiate che io non amo lo sfagno come substrato, lo utilizzo per queste piante perché è l'unico che trattiene veramente bene l'umidità su queste radici, che solitamente sono sottili e necessitano di una costante umidità. Il grande neo che presenta però questo substrato per il mio metodo di coltivazione, quindi non è detto che valga per tutti, è quello che ogni anno devo rinvasare e sostituire il substrato di queste piante. Quindi non ho tantissime orchidee coltivate su questo substrato, però credetemi che diventa un piccolo lavoro anche questo. Questo perché lo sfagno con il tempo innanzitutto tende a compattarsi e quindi a non far respirare le radici come dovrebbero. Secondariamente, degradandosi, diventa più acido di quello che già è, perché lo sfagno comunque è un substrato molto acido e sotto una certa acidità
anche le radici si deteriorano. Quindi, per ottenere il meglio da questo substrato, che di per sé è ottimo e valido, va cambiato annualmente. Almeno nel mio caso io lo cambio tutti gli anni. Pur miscelandolo con del bark fino, appunto va cambiato, perché essendo sempre umido il bark comunque sia si deteriora molto prima, e quindi alla fin fine viene fuori una sorta di poltiglia dove non passa l'aria, dove c'è un ambiente acido, i nutrimenti non vengono assorbiti come dovrebbero essere assorbiti e le radici soffocano. Intanto stanno scorrendo le immagini anche delle zattere, che come possiamo vedere si sono mantenute bene, almeno per la mia opinione. Anche la cestina con le palline di argilla espansa verrà recuperata. Una volta ben pulita, potrà servire per altre piante. Io solitamente la lavo bene, la lascio asciugare e la riutilizzo l'anno successivo. Ecco qua che mi dedico al rinvaso di alcune piante. Quella che stiamo vedendo è una Pleurothallis nuda, che è stata sempre in veranda, però colgo l'occasione di rinvasare anche lei. È una pianta da fresco che però resiste molto bene anche in veranda, per cui quest'anno non l'ho spostata. Ha prodotto molti cheichi dalla scella delle foglie, che sto rinvasando in dei vasetti singoli, oltre a rinvasare la pianta madre in sé. E così a seguire anche le altre sorelline da fresco. Come sempre spero che questo video ti sia piaciuto, anche perché ho registrato l'audio mentre mescolavo la marmellata di pomodori verdi che mio papà ieri ha raccolto dell'orto. Tra la sua mano santa che li ha raccolti e quella di mia mamma che li ha puliti, ora sono io qua con gli schioppetti della marmellata bollente e mi brucio a registrare l'audio di questo video, per cui se non mi sentite mi sto leccando le ferite, perché qua da buoni furlani non si butta via niente, e questa marmellata sarà ottima coi formaggi o nelle crostate con le uova delle mie supercocche. Buona serata, ciao, alla prossima!